Come non mai questa trasmissione quest'oggi, visto che il 6 di maggio e dopodomani la festa della mamma, insomma noi cogliamo l'occasione, il titolo della nostra trasmissione può essere un augurio per tutte le mamme che sono all'ascolto e come avete detto prima voi, le mamme che non ci sono più, quelle che lo stanno per diventare e le mamme che ci stanno ascoltando, quindi tanti auguri. Festa della mamma è un invito che voglio fare personalmente ai figli, l'ho già fatto l'altro giorno, ai figli di coloro che ce l'hanno la mamma, insomma ricordatevi della vostra mamma perché lo sapete, è un discorso quasi, come dire, abbastanza scontato, ma quando la mamma non ce l'avete più, dopo vi accorgerete di quanto vi manca, quindi statele vicino finché potete. E a proposito di quello che stanno facendo le nostre cuoche, è un assoluto complimento, le vedo indaffarate, 33 minuti, oggi hanno preparato un sacco di cose, voi andate avanti che io mi intrattengo un minuto con Massimo Budriesi per parlare di quello che saranno i tuoi prossimi appuntamenti. Sì, stasera, come ho detto prima, sarò a Castelletto di Saravalle alla Bruciata insieme al mio collega William Monti. Domani invece con l'orchestra al Polisportiva Modena Est, l'amico Mario Baretti, e domenica alla Sagra Paesana di Madonna dei Fornelli. Poi dopo la prossima settimana sarò a Maranello, mercoledì. Insomma, e poi c'è questa bella festa al Parco Biancolelli con tanti ospiti, una festa in rosa, Roberta Cappelletti, Silvia Cecconi, Francesca Mazzucato. Katia Righetti e Barbara Lucchi. Katia Righetti e Barbara Lucchi. Quindi Roberto insomma Predieri Roberto Predieri anche Edo, e poi nella tua formazione ci saranno appunto le mie due cantanti, che c'è Mariela, che è Mariela Elisabetta, e che si alternano ogni tanto, e poi Stefi Lazzaroni, che oltre a suonare la batteria canta molto bene. Cioè beato tra le donne quella sera lì, ma bisognerà bisognerà insomma metterti un attimo a freno. Gina, secondo te il sommo, il poeta, non so, chiamalo come vuoi, insomma Massimo Budriesi, come si troverà quella sera lì con tutte queste? Credo molto a suo agio, sì. Credo, direi che sia il suo ambiente preferito. Beh, vabbè, cioè guai se non fosse così per un uomo. Certamente. Però l'importante è che non trascuri voi due, è vero, perché voi siete le sue fans preferite. Certo, infatti. Pronto, buongiorno. Buongiorno Puglia, sono la Gina di Castellarano. Una Gina, una tua omonima, hai visto? Sì, ciao Gina. Ciao Gina. Ti ho visto. Ascolta, Gina, ti volevo chiedere, ma di dove siete voi? Noi siamo di Bologna. Ah, si sente l'accento. Si sente. Siete brave, simpatiche. Grazie, sei molto carina. E poi volevo salutare Massimo. Grazie. Grazie Gina. Tra un po' sarò a Castellarano. Ci vediamo il 29 a Castellarano. Il 29 a Castellarano, esatto. Di maggio? Alla fine di maggio sarò a Castellarano, esatto. Sei grande. Grazie. Grazie. Grande, te, ciao. La tua orchestra, tuo fratello, tutti quanti. Grazie Gina, ti aspetto. Ciao Gina, buona ciao giornata. Ciao Gina. E ti saluto. Ciao ragazze. Ciao, ciao. Ciao Gina. Un po' di messaggi. Eh beh, il Giorgio di Campone non poteva mancare di farti una rima, adesso no? Adesso voglio vedere cosa. Alza robe succede. Ci sono Gina e Nerina a fare le cuoche questa mattina. Una firudella. Che mentre ai fornelli si danno da fare, si divertono a recitare come attrici di teatro affermate, di commedie ben preparate. Con loro in poltrona adagiato, il corsaro nero che aspetta ciò che hanno preparato per poter mangiare e lo stomaco soddisfare. Buoni fiori da caccia fritti, Giorgio di Campolla. Ciao Giorgio. Bravo, Giorgio, che pensiero meraviglioso, una firudella. Ciao, ciao Massimo, ci vediamo sabato, buona giornata, Mario Baretti. Ciao Mario, alla grande sabato. Bellissima puntata allegra, complimenti, un bacione, un abbraccio a tutti, Adriano e Letizia. Ciao carissimi. Poi, ultimo messaggio, dalle 10.30 dalle 10.30 sono già cresciuto 2 kg solo a guardare la TV. Un saluto a tutti da Mauro Malaguti, Radio San Lucchino. Ciao Mauro. Ciao, Mauro. Ciao Mauro. Buona giornata anche a Mauro. Abbiamo perso la farina, sa com'è? Come perso la farina? Abbiamo qua di farina. Allora, ci spiegate un po' cosa state facendo?
perché vi vedo. Allora, adesso c'è l'ultima cosa che è la frittura. La frittura, friggiamo i fiori d'acacia? Dobbiamo preparare per la frittura. Allora, hai preso una frusta? Prendo una frusta e in una terina. Antonietta non è la tua, quella. Non è la tua, Antonietta, stai tranquilla, le tue sono già nella borsa, eh? In una terina andiamo a fare una pastellina di acqua gasata e farina. Perché l'acqua, gasata? L'acqua vuol gasata, così diventa più croccante la frittura. E vuole anche molto fredda. Molto fredda. Fredda, fredda, fredda. Ci mettiamo la farina. Deve venire, questa invece deve venire non troppo tenera, ma neanche troppo dura. Deve è così che deve venire, la vengo a controllare anch'io? Sì, sì, vieni pure a controllare. Lei è l'esperta in durezza, signora Nerina? Esatto, esatto, è il nostro termometro della durezza. Vediamo. Io direi che così va bene. Fila? No, sgoccia, ma va bene uguale, non c'è problema. Vediamo, sì, ok. Da cosa lo stabilisci? Quando da quanto sta attaccata? Al dito. Ah, ecco, perfetto. Vediamo quanto sta attaccata al dito. Poi abbiamo preso dei cubetti di Emmental e mortadella. Tipo uno spiedino. Tipo uno spiedino e a piacimento. Ne mettiamo tre in ogni spiedino lungo, così lo usiamo per friggere. Che cosa facciamo con questi cubetti? Andiamo a passarli prima nella besciamella. Besciamella. Una besciamella. E la besciamella, ricordiamolo. La besciamella la sapete fare tutte, le dore la sanno fare tutte. Bene, li facciamo gocciolare, poi li passiamo nell'uovo e poi nel pane. Ah. E questa operazione uovo-pane la ripetiamo tre volte, perché così viene una bella panatura, ok? Quindi prima nella besciamella, poi uovo, prima pane, nella uovo, pane. Poi uovo, due, pane, due volte. Uovo, pane e uovo, pane. Ok? E così li prepariamo tutti quelli che abbiamo da fare. Besciamella, uovo, pane, uovo, pane. Intanto dovremo anche controllare se l'olio che abbiamo messo a friggere è già pronto. Vengo io? Okay. Vengo io a controllare. Proviamo a buttarci dentro un pezzettino. Perché avete usato una pentola che... Va bene, va bene. Sì, sì, sta scaldando. No, no, va bene, sta scaldando, è ancora un po' indietro. Intanto, allora, Nerina... Beh, cosa ci hai messo? Io ho messo dentro il crostone. Ah, il crostone, quello che abbiamo... Nel frattempo ho messo dentro il crostone, ho messo dentro i funghetti, perché questo forno qui... È un po' lento, è un po' lento. Non è proprio... Ci do del gas, ma... Bisogna per il crostone che va in alto, bisogna accendere il grill. Però no, non sei capace, allora vengo io. È meglio che vieni te stavolta. Va bene, adesso vengo, faccio l'ultimo topino. Questi sono i topini che avete capito che si perché fanno. Perché si chiamano topino? Perché dopo gli tagliamo la coda e rimane la codina come i topini. Ah. Gli tagliamo un pezzo di codone, che adesso ci serve per friggerli, e rimane il codino e sembra un topino. Capito? Ma incredibile, io veramente oggi sto perdendo la testa. Facciamo il riepilogo della situazione mentre stanno preparando. In forno c'è un sacco di roba. Vediamo un po'. Avete detto che avete un sacco di fame. Beh, sì, no, ma oggi ragazzi... Ho detto che i ragazzi fanno gli straordinari per star qui oggi. Oggi, infatti, quindi ne avete di che. Allora, pinzimonio. Un bel pinzimonio fresco per preparare. Per aprire le danze. Ecco, poi andiamo ancora. Qua. Bresaola ripiena di Filadelfia alle erbette. Poi, farro. Farro. Insalata di farro. Pomodorini. Pesto alla genovese senza e menta, senza aglio il pesto. Senza aglio. Questo invece, questo bicchierino. Una piccola polentina lenta. No, Gli ho fatto sono sbagliata. Ah, purè di patate. Si può fare anche con la polentina. Scusate, si può fare, questo è un purè, si può fare anche con la polentina. Questi e sono degli straccetti di cavallo affumicato. Straccetti di cavallo affumicato. Poi in forno ci abbiamo. Una bella trecciona ripiena di asiago e prosciutto cotto. E poi abbiamo dei bocconcini con uno con lo speck,
uno con le olive, uno con le noci. Cioè, li hai messi proprio all'interno della Abbiamo pasta. Abbiamo fatto nell'interno della pasta con lo stesso impasto iniziale. Poi il crostone. Dopodiché ci sono le cappelle di funghi champignon. Ma ragazzi, oggi ripiene con i pomodorini, la mozzarella di bufala e l'origano siciliano. E c'è un bel crostone con lo stracchino e la salsiccia, che la salsiccia fa sangue. E per finire in bellezza, topini fritti e fiori di acacia fritti, cioè, che danno un tocco di classe, al vostro buffet. Una roba incredibile. Però tutto questo noi lo mettiamo tutto insieme nel buffet. Però si può anche farne uno singolo. Tutto insieme. Per pasto, cioè invece che farli tutti in una volta, ognuno fa da antipasto. Pronto, dai. Buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, Fulvio. Chi è? Fulvio? Sì, chi è? Sono Paolo Petrolini. No, non sei Paolo Petrolini, la voce di Paolo Petrolini la conosco. Tu sei Marco di Praticello. Marco di Praticello. Marco! Marco! Vuoi fare gli scherzi? Ciao Marco, buona giornata, Azzalotto, stavi bene? No, perché poi anche che tu cambi nome, adesso qui mi sembra un po' eccessivo. Ma allora, siccome ti sei lasciato andare qualche volta a delle considerazioni un po', diciamo, poco ortodosse, diciamo così, quindi abbiamo deciso, come si fa su Facebook? Si banna? Ti abbiamo tolto l'amicizia. Ma dai, ma guarda qua che roba, ma è incredibile. Allora, adesso perché avremo anche il aperitivo, ma... Dobbiamo anche preparare. Allora, che vino usiamo per aperitivo? Il aperitivo, c'è una ricetta. Ah, l'hai già tirato fuori. Allora, intanto c'è un vino che ha scelto il nostro Allora, Fulvio. Quest'oggi abbiamo uno spumante lambrusco rosato delle cantine Gaetano Righi. Naturalmente questo è un prodotto di casa Cantine Riunite, che useremo bello fresco, l'abbiamo tenuto in freezer, proprio ci fa fatica a tenere anche freddo, però vuole così, uno spumante lambrusco rosato. Poi hai scelto anche un Valdobbiadene. Un Valdobbiadene per fare l'aperitivo. Un Valdobbiadene per fare l'aperitivo, e questo viene dalle cantine Maschio dei Cavalieri, che sono in Veneto ma che fanno parte del gruppo delle Cantine Riunite Civ Modena. Quindi sono due vini che trovate prodotti dalle Cantine Riunite che vi consiglio di assaggiare, perché noi nel corso della nostra trasmissione lo facciamo quasi tutti i giorni, spesso e volentieri, ieri addirittura con il sommelier, grande sommelier Laura Zini, che saluto. E insomma, oggi da dove cominciamo allora, Gina? Dal Valdobbiadene? Il Valdobbiadene, se me lo apre, per cortesia, signor Bertolino, perché io dovrei fare il peritivo. L'aperitivo, che cosa ci mette in aperitivo? Apriamo il Valdobbiadene. Tre parti di prosecco. Ah, beh, se vedi fanno spritz, tre parti, ossia la pubblicità dello spritz, tre parti di certo, prosecco. Tre parti di prosecco e una parte di sciroppo di sambuco. Sciroppo di sambuco, ma anche lo sciroppo di sambuco. Pronto, buongiorno. Buongiorno, riattaccato. È scappato via. Allora, una parte, metta pure. Vada pure, perché ne dobbiamo mettere tre, di sciroppo, uno. Con il Valdobbiadene con lo sciroppo di sambuco? Sì. Due. E tre. Adesso ci mettiamo anche la terza, poi ci va qualche fogliolina di menta. E anche se ci vuoi mettere un po' di lime, basta. Se non vuoi berlo te. Un gocciolo, assaggio anche questo. Mescola. Questo Valdobbiadene bello fresco. Pronto, buongiorno! Scusi, sono Antonia da Maranello. Ciao Antonia, buona Ciao, giornata. Antonia. Ascolta Fulvio, mi dai un abbracciatone forte a Budriesi dalla compagnia di Castelnuovo, e poi dopo a quelle signore le voglio a casa mia. Ma mi sembra che questa signora aveva telefonato anche l'altra volta. Ah, non mi ricordo. Ma siete troppo forte, siete. Noi signore ci veniamo a fare il catering a casa sua a gratis, perché lei è simpaticissima. No, voi siete bravissime, voi dovete andare dove la gente è triste, voi portate allegria, guardi. Che Dio vi benedica. Oh, God bless you. Oh, mica solo la benedizione di Don Cesare qui. La benedizione all'inizio, la benedizione alla fine. Grazie signora, lei è una carezza. Che Dio benedica
Gina e Nerina, come dico in America, anche in America, no, sono le frasi fatte dei politici americani. Vai. Dai, allora, Antonio, grazie. Ciao, Antonio. Intanto che io passo alla frittura dei fiori di zucca che me li hanno portati via, che io li avevo preparati. I fiori di zucca? Che fiori di zucca. Fiori. Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Qui. No, prego. Ascolti. Volevo parlare con quel signore lì seduto, Budriesi. Eccolo qua, il signore qui seduto è Massimo Budriesi, tutto per lei. Allora, Massimo. Sì. Vai a tirare fuori. Massimo. Ci sono, pronto. Conosci la mia voce? Ci alzi il volume studio, non facciamo gli indovinelli che abbiamo poco tempo, dici chi sei e cosa vuoi. Allora, sono Orazio. Orazio? Orazio, ciao Orazio. Orazio. Sì, ciao, ma cosa fai lì con quelle donne lì, dai? Vi do da fare, dai. No, vedo la trasmissione, la Nicoletta com'è vestita. È vestita da Gina. Va ma bene. È Orazio di dove, Orazio? Dai, Orazio, il marito della Paola. Beh, Orazio della Longara. Bemo Orazio, buongiorno! Ma Orazio, buongiorno! Oh, ciao Nicoletta, come stai? Bene. Gina, non è Nicoletta. La Nicoletta è rimasta a casa, è venuta la donna di servizio oggi, la Gina. Ascolta, ma dobbiamo andare a mangiare, guardiamo la vostra trasmissione invece di mangiare. Bravi, così fate anche la dieta, Orazio. Bene, adesso noi andiamo a concludere il buffet. Ciao, buona giornata. Qua dobbiamo veramente concludere il buffet perché sennò qua ci perdiamo la testa. Oggi ci mandano via. Allora, hai... Ho fritto i topini. Ah, ecco, guarda come sono diventati. I puoi fare l'inquadratura qua. Così. Raff? Adesso vado a friggere i fiorini. Fiori di zucca. Pronti? No, questi sono fiori di acacia. Ah, fiori di acacia. Li hai messi all'interno della besciamella? In una pastellina sì, fatta di acqua, gasata e farina. Ecco, ripetiamolo. Oggi faremo fatica a ripetere tutto il menù perché veramente qua acqua, c'è da farci notte. Ma le signore, quelle accorte, hanno già preso nota. Dov'è la pinza? La pinza. Ecco, perfetto. Questi sono i fiori d'acacia. Perfetto. Nella pastella di acqua gasata e farina. Ma i fiori d'acacia, scusa, teoricamente... Li abbiamo raccolti, li abbiamo lavati, li abbiamo asciugati. Vabbè, però non è una cosa che si possa fare tutto l'anno. No, si fa solo in questa stagione. Quando ci sono i fiori d'acacia. Esatto. Dove ci sono, tra l'altro, l'acacia è una di quelle piante dove spesso e volentieri... hanno vicino degli alveari perché il miele prende il profumo d'acacia. Esatto. Bravo Fulvio, vedo che hai studiato anche te, hai fatto i corsi. Bravo, molto bravo. E poi adesso la Nerina ha già tirato fuori i bocconcini, il crostone. Mi servirebbero le pinzettine. Pronti, perché brucia. Tengamo un po' le pinzettine. Bravo. Pronti. Io friggo l'ultimo fiore. E poi dopo, per piacere, ci fa venire anche il maestro Budriesi. Ma certo, li ho fritti senza impanarli. Mi sono talmente confusa che li ho fritti senza impanarli. ma guarda. Va bene, faremo un po' meno, dai. Ma sì, ma ne friggiamo solo un pochino. Oh. Ancora, l'ha fatto? Signora Gina. Ah, non sono mica solo andata io in brodo di giuggiole. No, dobbiamo specificare che il lavoro che stanno facendo queste due... simpaticissime signore, signorine, come vi devo chiamare? Signorine, prego. Il lavoro che stavo facendo questa mattina è veramente esagerato. Non ho mai visto in due ore preparare un menù, poi due ore con tutti i vari intermezzi, la diretta televisiva. A proposito di dirette televisive, vi voglio ricordare che dal 6 di giugno, per una settimana, dal lunedì al venerdì, noi saremo in diretta in tre alberghi di Gatteo, andremo in cucina, abbiamo già contattato i cuochi, faremo le dirette direttamente dalla cucina, poi ogni tanto ci spostiamo nella hall, ci sarà Moreno che canterà qualche canzone insieme a qualche ospite che vorrà raggiungerci, quindi è la settimana del liscio da mare che ci sarà appunto dal 4 all'11 di giugno a Gatteo Mare.
il set di spettacoli naturalmente tutte le sere. Il set, vi ricordo, con Pietro Galassi, l'8 con Sandro Giacobbe, le altre sere sempre con il grande evento, 25 anni in 5 giorni. Quindi tutta la storia del grande evento di Moreno il Biondo, di Fiorenzo, di Walter e di Mauro Ferrari in 5 giorni. Cosa sta facendo? Oh, che bello. Ho già finito le mie frittelle di fiori d'acacia, adesso le vado a impiattare. E poi friggiamo anche l'ultimo topino. Che era rimasto fuori. I topini, bisogna tagliargli la coda perché la Nerina li ha lasciati con la coda lunga, però. Devo ancora finire. Ah, scusa. L'addobbo. Ah, scusa. Cioè, che hai fritto solo una cosa, ma io ho dovuto sfornare tutte le altre un attimino. Hai ragione, abbi pazienza. Abbi pazienza. No, potrei far vedere questi topini un attimo, scusa. Certo. Questi topini prima e dopo? Ah, poi ci volevamo anche, sì, prima e dopo. Prima bravo, e dopo. Mettilo ecco, un po' di fianco. Ecco qua, ci prima e dopo. Ci volevamo anche insegnare un trucco a quelle signore. Siccome quando si fanno queste cose, no, ci avanza un mucchio di rovina. Cosa facciamo? Allora, voi che cosa fate? Prendete una bella ciotola, mettete tutto dentro. Tutto insieme. Formaggi. Tutto. La mortadella, sì, la besciamella, tutto. Ma dai! Sì, fate un bel fricandone, anche le olive. Ma dai! Mescolate. E poi comprate questi volavent già fatti. Oh, ma ragazzi! E le mettete in forno. Inquadra dall'alto, per favore. Ecco qua. Ecco. Guarda, ecco, questo è tutto quello che rimane. Sì, anche un po' con di... gli avanzi, sì, perché tanto è tutta roba che dopo andrebbe buttata via, no? Perché ci avanza un pugnetto di mortadella, un pugnetto di formaggio, un pugnetto di olive, cosa ce ne facciamo? Allora noi riempiamo i volavent e li mettiamo in forno a scaldare e sono un altro antipasto ottimo, anche per finire gli avanzi del frigo sempre. Questo alla fine diventa un pranzo... E questo è un aperitivo di quelli che vanno di moda adesso, che vanno a fare i giovani, sa che Il fin food! Esatto, lo sa che i giovani adesso vanno a fare quei aperitivi che costano come una cena da Cannavacciuolo, che mangiano tutte ste robe e poi dopo vanno a casa freschi, duri e felici e contenti. E i bar li preparano tutti con questi sfizzini qua e con gli avanzi fanno tutte queste cose qua. Ecco, pronti. Cioè, se li vuoi scaldare in forno un pochino, Nerina, perché così sarebbero un po' tristi. Pronti. Possiamo spegnere il Hai fuoco? Hai impiattato, sì. Possiamo spegnere il fuoco. Hai impiattato allora, tutto? Signora... Aspetti. Nerina, mi può andare a vuotare l'olio da un'altra parte, perché sennò dopo nello studio sa com'è. Oddio. Devono venire altre persone, certo, non vorrei che ci fosse questo odore di olio fritto. A portare via molto tutto. Molto gentile. Allora, io metto i fiori qua. Ok. Ma questo è, cioè, secondo me a MasterChef voi vi fa un baffo. Posso andare davanti? Sì, c'è un sì, problema vai, con la telecamera? No, intanto io vado da Massimo mentre voi impiattate e sistemate le cose. Vado da Massimo. Ce la facciamo anche qua. Massimo, adesso devi venire dietro con noi. Sì, volentieri. Devi venire dietro con noi perché ma qua non ci sta tutto. Cioè, ha messo talmente roba che non ci sta in questo tavolo di 4 metri per 2, non so quant'è. Allora, intanto, signor Bertolino, se per piacere viene a aprire la bottiglia anche di rosé, non so se la vuole aprire o se beviamo solo l'aperitivo. No, partiamo con calma. Qua c'è un buco. Apriamo anche questa. Buco. Allora, parliamo. Abbiamo uno spumante. Magari non lo so se lo spumante è il vino più indicato per tutti questi aperitivi, però dopo lo sentiamo. Ah, ci metti i fiori veri, brava. Eccolo lì. Cioè, io credo che in queste due ore abbiate fatto un lavoro assolutamente incredibile. Il coltello per tagliare i crostini. E il crostone. E il treccione. Il treccione. Io non lo trovo adesso. Oddio. Alla mia. Sento questo rosato. No, non è dolce, è ottimo anzi. No, guarda. Non è dolce, sì. Devo dire che ci sta. Consigliatissimo, l'ho assaggiato adesso, non so se l'abbiamo già aperto. Ti vengo vicino. Questa bottiglia, ragazzi, perché altro che, la vedete? Gaetano Righi, è un rosato che va bene proprio anche come aperitivo, anche con quello che avevo usato. Vino ovviamente commercializzato dalle Cantine Riunite, lo trovate naturalmente in tutti i migliori negozi. Tu sei già andato con quell'altro? Allora ragazzi, abbiamo neanche 10 minuti per fare il riepilogo della situazione, perché
dobbiamo cominciare da capo e dobbiamo elencare tutto quello che avete fatto. Allora. Cioè, puoi andare allora, di dietro? Gina, vieni qui di dietro. Ah, che così. Scusate. Allora, prendiamo questo, così intanto lo tagliamo. Esatto. Allora, te inizi ad elencare tutto. Ma allora. Scusa un attimo, ne approfitto perché non so poi che fine faranno. Cioè, oggi era musicalmente la puntata dedicata a Massimo, due video si sono interrotti. Loro hanno fatto una valanga di cose, eccetera. Va bene, va bene, va bene. Va bene così, perché credo che la simpatia dei tuoi fans sia anche derivata da questo tipo di spettacolo che riesci a portarci. Perché non ho capito, è stato Massimo che ha portato voi o siete state voi a portare Massimo? Diciamo che è stato un 50-50. Un connubio. Tante volte avrei voluto portarle in qualche mia serata, invece alla fine sei stato il primo a cui ho portato Gina e Nerina. Mi vanto di aver avuto questo onore, perché è stata veramente una trasmissione come quella dell'altra volta veramente fantastica. Oggi veramente, se volevate stupirci con effetti speciali, l'avete fatto. Facciamo un riepilogo della situazione, perché a questo punto credo che arriveranno un po' da tutte le parti dello studio vedendo questa apparecchiata qua, dicono ma come? Cioè qualcosa lo devo sentire, ce n'è per tutti. 8 minuti, spero che ce la facciamo a descrivere che cosa. Certamente. Fai pure davanti, allora, per un attimo, non è un problema. Gran buffet in onore del maestro Budrini. Ah, ecco, allora, vedi Massimo, questo è il buffet che ha preparato per te. In apertura una roba leggera, un pinzimonio. Partiamo dal pinzimonio. Pinzimonio, che sono delle verdure affettate in un semplicissimo bicchiere di plastica duro, con sotto un po' di olio e sale e aceto, se volete, e delle verdure affettate. Fa colore e fa scena e va bene anche per chi è vegano e vegetariano. Poi, chi invece è carnale, abbiamo fatto un vassoio di tortelloni di Bresaola ripieni con del Philadelphia profumato alle erbette, erbetta cipollina, menta, quello che volete. Abbiamo fatto dei bocconcini con l'impasto base che abbiamo visto all'inizio. Li abbiamo divisi in tre, li abbiamo fatti di tre sapori diversi. Ecco qua la novità, avete messo olive all'interno dell'impasto. All'interno dell'impasto avete impastato insieme. Di quelli con le olive, di quelli con lo speck e di quelli con sopra la granellina di noci. Poi abbiamo fatto un bel treccione farcito col prosciutto e il formaggio. Poi abbiamo fatto un bel crostone di salsiccia e stracchino. Ecco, aspetta che arrivi la telecamera. Ecco quello lì. Questo è il crostone di salsiccia e stracchino che va solamente passato al grill del forno. Quindi questa grossa fetta di pane fatta tutti insieme e poi tagliata. Un bruschettone. Poi abbiamo fatto dei bicchierini di insalata di farro e orzo, che è farro e orzo lessato, condito con un po' di pesto, pomodorini e qualche fogliolina di menta. Di fianco ci sono dei bicchierini con del purè di patate normali, di quello che si fa con il lesso, con sopra degli sfilacci di cavallo conditi con olio e limone. Poi abbiamo fatto delle pizzette con delle pelle dei funghi champignon. Sono quelle all'inizio? Esatto, queste un po' più. Ecco, queste qua. Che sono delle pizzette, solo che invece di avere la pasta sotto hanno le cappelline dei funghi, pomodoro e mozzarella di bufala. Poi abbiamo fatto il vassoietto del fritto, che è fiori d'acacia. Questo qua, questo verde. Questo e spiedino, ecco, quello, esatto. Il contenitore verde, ecco qua. Fiori d'acacia in... In una pastella di acqua gassata e farina. Acqua e farina, e poi li abbiamo fritti e sopra ci abbiamo messo un po' di sale. Cioè, roba da fare al volo, perché sì. Se spariscono i fiori d'acacia non si conservano, esatto. Bisogna andare a prendere direttamente dalla pianta. Ma fatti adesso. E poi abbiamo fatto degli spiedini con la mortadella e l'emmental, li abbiamo passati nella besciamella. Sono sempre nel contenitore verde, ecco questi. Qua vedete il prima e il dopo. Esatto, li abbiamo passati nella besciamella. Poi nell'uovo, nel pane e li abbiamo fritti e vengono i topini fritti. E nell'altro? Con gli avanzi di tutto quello che vi è rimasto, fatto i volovè. Abbiamo messo la besciamella dentro i volovè e li abbiamo scaldati al forno. Signori? Cioè. Il peritivo si chiama Ugo. Vieni qua. In realtà questa è una ricetta tradizionale. Due vini splendidi delle Cantine Riunite che si abbinano in maniera fantastica
a questo buffet, chiamalo così. Cosa hai messo nel contenitore con la menta e il lime? Lime. Abbiamo messo 3 parti di prosecco, quello buono che ha fatto vedere prima, e una parte di sciroppo di sambuco. Sciroppo di sambuco, guarnite con la menta e il lime. E poi servite fresco. Se c'è anche qualche cubetto di ghiaccio, ma qua non c'era, dobbiamo accontentarci. Vabbè, era già freddo di suo. Adesso lo vado a servire. A imbicchierare. Cioè, voto per questa preparazione, ma soprattutto non ho ancora sentito nulla, ma sarà sicuramente buona per l'arte con cui è la delicatezza, la precisione, l'eleganza con cui è stato allestito questo menù. In un voto da 1 a 10 dovrei dare 11. Perché, no, grazie signora. Ma perché, signora Gina e signora Nerina, oggi se volevate stupirci con effetti speciali ce l'avete fatta. E vi devo ringraziare di cuore per aver dato, a mio parere, lustro e prestigio a questa trasmissione che mi onoro di presentare. Cioè, più di così, adesso facciamo i seri. Possiamo stare uno di qua e uno di là dal maestro. Va bene, giusto. Non è una padella. No, abbiamo ancora 3 minuti, Massimo. Oh. Diamo spazio a Massimo. Intanto facciamo un brindisi alla vostra salute, con tanti complimenti alle nostre ragazze e a Massimo Budriesi. Grazie a tutti. Poi l'ultima parola le lasciamo a lui, avete parlato solo voi. Vi aspetto nelle prossime serate, cominciando da stasera a Castelletto, domani a Modena Estes, domenica a Madonna dei Fornelli e mercoledì 18 maggio, dove serate in rosa, Parco Bianco Alelli, e troverete anche Gina e Nerina. Troverete le sorelle Nicoletta e Monica. Se non possiamo noi, mandiamo le nostre sorelle. Adesso vediamo. Dai, possiamo svelare questo mistero. Non farlo, Fulvio, riconosce nessuno. Tanto non ci riconosce nessuno. Vanno chiamato tutte per nome. Da chi? Fans di Massimo Budriesi, grandi artiste, perché loro avete una parte importante in una serie di commedie che ha realizzato a Bologna, giusto? È una compagnia, come si chiama? Una compagnia teatrale, amatoriale, che si chiama Sana Production. Che significa società attori non abilitati. Ma perché lo fate per passione? Sì. Sì, solo per passione, però noi dobbiamo ringraziare pubblicamente la nostra mentore. La nostra mentore, il nostro coach, che è la nostra regista, che è regista, sceneggiatrice, coreografa, fa tutto lei. Tutte le sue opere sono tutte opera sua. Compreso noi, siamo opera sua. Che è la nostra Ivana Trevisi. Bene, allora salutiamo anche Ivana. Ne approfittiamo per ringraziare. Ti garantisco che quando paiono loro sul palco c'è l'ovazione, standing ovation subito. Immagino. Sì. Vabbè, sono veramente assolutamente simpatici, credo che vi siate divertiti. Poi in mezzo a tante cose da fare abbiamo in serbo ancora delle sorprese, perché le pallottole non è che le abbiamo sparate già tutte. Voi lo sapete, quando avete voglia di tornare qui in TV probabilmente andremo avanti anche un po' oltre l'estate. Durante l'estate le ho dato del tu, possiamo venire a trovare. Ma quando volete, adesso ci mettiamo d'accordo e faremo sapere. Sarà un piacere avervi nostri ospiti. Sono stati con noi Gina Nerina, Massimo Budriesi. Appuntamento in diretta lunedì con le 3 mondine. Lunedì arrivano le mondine qui a Ciao Mama. Grazie a voi, a Massimo Budriesi. Grazie a te. Ciao.